Questo legame con Cuba, da dove deriva? Ma nasce per varie motivazioni. Cuba è un posto che conoscevo molto bene, ci sono stato le prime volte già da bambino, quando avevo 8 anni, con la mia famiglia. Il primo grande viaggio è stato proprio a Cuba e poi successivamente ci sono tornato ciclicamente e sono riuscito anche a fare un periodo di studio presso la scuola di cinema di San Antonio, e proprio in quel luogo in qualche modo ha avuto origine il film o l'idea del film. Chiaramente poi l'idea di trattare la tematica della separazione veniva da molto lontano. A Cuba è qualcosa che in qualche modo caratterizza la società e caratterizza il contesto umano da tantissimi anni. Poi ora in questo momento storico proprio si sta vivendo forse la più grande crisi da quel punto di vista. E, quindi trattare la tematica della separazione, o meglio dell'attesa della separazione, e trattare la tematica della migrazione, focalizzandomi soprattutto su un approccio umano, quindi caratterizzando l'identità dei personaggi, quella che è la loro vita, la loro emotività, la loro empatia prima del momento della partenza, era quello che ha mosso la mia ricerca. Ci sono dei riferimenti stilistici? Hai avuto qualche influenza in particolare? Ma allora, ci sono degli autori che più di altri hanno forse influenzato il mio percorso. C'è da dire però che il film, soprattutto il primo film, penso, sia la risultante di tutto quello che ti ha portato fino a quel momento. Quindi sono 30 anni di letteratura, cinema, arte contemporanea. Quindi posso parlare da nell'arte Ansel Keefer, sicuramente un riferimento, Ana Mendieta, che è una performer, artista cubana, nel cinema appunto invece Tarkovsky, Lav Diaz, alcune cose di Kiarostami, Chris Marker, sono tutti autori che hanno influenzato profondamente il mio stile. Sul bianco e nero anche un film come Tabù di Miguel Gomes, o Cold War di Pavlikovsky è risultato un riferimento. Sulla letteratura sono stati tantissimi riferimenti, da John Fante a il primo Dostoevsky, diciamo che è proprio un insieme di elementi che ha contraddistinto il mio immaginario, che poi si è canalizzato proprio in questo film. Parlando di separazione, è un fenomeno che non vive soltanto Cuba, ma che è molto presente anche in Italia. Quale pensi che sia il futuro di questi territori abbandonati e quello di chi li lascia? Ma c'è un curioso parallelismo, secondo me, tra Italia e Cuba in situazioni sia politiche che economiche diverse, però il fatto che in entrambi i paesi sono tutti i giovani che stanno partendo. Io stesso comunque questo film l'ho fatto all'estero, ma anche prima ho fatto un percorso quasi più internazionale che italiano. E neanche perché l'ho cercato a tutti i costi, ma perché le opportunità che ho avuto sono state più all'estero. E come tanti miei colleghi, tanti miei amici, a Cuba ormai la maggior parte dei giovani sono immigrati. Chi può farlo, chi non è troppo stanco, troppo provato per cambiare radicalmente la sua vita, la sua cultura, la sua quotidianità, magari lo fa. Quindi sono due posti che in maniera diversa stanno subendo una spopolazione. Probabilmente i fenomeni migratori ci sono sempre stati, hanno sempre caratterizzato le società. Oggi forse con la facilità di mobilità, di spostamento più di ieri, non lo so quale sarà il futuro comunque di questi paesi. Sicuramente è qualcosa che mi interessa molto, perché da un lato vediamo per esempio in Italia nuove generazioni, seconde generazioni che nascono, crescono, contaminazioni culturali, sociali, che secondo me sono solo una ricchezza da tanti punti di vista. Dall'altro lato vediamo appunto magari giovani talenti, giovani persone che hanno un'ambizione, hanno un'aspettativa, che per crescere sono costrette ad andare via. E questo è un impoverimento del paese. Secondo te, quale sarà il futuro dei due bambini che sognavano di andare in America a giocare a baseball? È il futuro già presente, nel senso che uno dei due è andato veramente negli Stati Uniti, quindi cioè, non so se per il bene o per il male, ma praticamente le storie che ho raccontato, che erano un po' una rimessa in scena di eventi realmente accaduti ai personaggi, si sono verificate tutte subito dopo, nel senso che uno dei due bambini ha fatto la traversata per gli Stati Uniti, tra l'altro una traversata molto lunga, passando per il Nicaragua, attraversando il Messico, rischiando di essere incarcerato in Messico. Dopo 2 mesi è riuscito a superare il confine con gli Stati Uniti e consegnarsi. E dall'altro lato Edith è in Italia. Non lo so, cioè non lo so, e sicuramente non so neanche se stanno. Ho sentito online recentemente che sta negli Stati Uniti. Lui si sta adattando, però non penso stia meglio rispetto a Cuba, perché comunque quando sei bambino
tutto è un gioco e stare con i tuoi amici, stare, avere la possibilità, basta poco, diciamo, molto meno rispetto forse quando sei adulto. E quindi la separazione da quel punto di vista è dura. Anche per Edith lo è stata, Edith si è ambientata molto bene, ora vive in Italia da un anno ormai, da quando abbiamo finito il set. Quindi la vedo già più introdotta, anche se Cuba, la nostalgia di casa penso ci sia per noi italiani come per loro, in qualsiasi posto che non è casa tua, poi a un certo punto ti pesa questa lontananza. Ultima domanda doverosa, che effetto fa essere qui a Venezia? In questo momento sono molto 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 emozionato, molto contento. Sono molto contento anche del fatto che il film è ai primi giorni. Non so come avrei retto ad arrivare agli ultimi giorni con la tensione di tutti i giorni precedenti, non lo so, però sono molto contento, emozionato, non vedo l'ora ora di vedere sul grande schermo il film. Ready.